amici di Atomtimes, bentornati e bentrovati. Eccoci qui, evento Samsung, il tanto atteso Galaxy S6 Edge. Edge perché? Perché si contraddistingue dall'S6 normale per questi bordi arrotondati. Dei bordi che veramente sono un tocco di eleganza e un plus non da poco. Adesso vi farò vedere anche a schermo acceso come rende veramente il display acceso con questo bordo curvo. Un design che veramente va a dare un tocco di eleganza anche al touch and feel, alla scorrevolezza del dito che va verso l'esterno, bisogna dire che favorisce lo slide verso i bordi, lo facilita, dà quella sensazione che è di scivolo verso l'esterno, davvero davvero bella. Andiamo un attimo a vedere però il design di questo Galaxy S6 che si contraddistingue rispetto agli altri precedenti modelli. Scocca posteriore in vetro antigraffio, con fotocamera da 16 megapixel, flash LED, sensore di impronte digitali, sensore che come il Note 4 attuale, il Note 4 Edge, può scattare le foto per scattare dei selfie. Un bordo, una cornice in alluminio dove andiamo a trovare qui il reparto per la SIM, i vari sensori per la soppressione dei rumori esterni. Le due assicelle che vanno un po' a spezzare la cornice dove sono posizionate le antenne. Sul bordo laterale possiamo andare a trovare il bilanciere del volume e sul bordo destro unicamente solo il tasto fisico per l'accensione e spegnimento del terminale. Un terminale che sotto la parte posteriore andiamo a trovare la cassa audio e il jack da 3,5 classico e chiaramente l'attacco micro USB. Parte frontale, display da 5.1 pollici, Super AMOLED, colori davvero davvero vivi, molte caratteristiche ancora non sono state specificate e dichiarate da Samsung, fotocamera anteriore, sensore di luminosità, di prossimità, i vari collegamenti rapidi, la nuova interfaccia Android 5.0.1, la possibilità di andare a richiamare velocemente il tastino telefonico e velocemente anche la fotocamera. Andiamo un attimo alla TouchWiz e vi voglio far vedere come la nuova interfaccia sia stata migliorata quando Android 5.0.1 è stato passato al il 5 direttamente la versione 5.0 e si è andato a semplificare la TouchWiz ripulendola un po', ma donandogli una maggiore velocità. Implementato il sistema NOx, come possiamo vedere anche dalla home page, il sistema NOx con tutta una serie di applicazioni che già abbiamo conosciuto in precedenza, ma in questo caso rinnovate, aggiornate, amplificate, integrate con il sensore di impronte digitale che troviamo sempre sulla parte posteriore, migliorato anche il sensore di impronte digitale e tutta una serie di proprio di applicazioni che comunque, come dicevo, abbiamo già conosciuto precedentemente e che girano in parallelo con l'interfaccia principale di questo Galaxy S6. Un Galaxy S6 Edge che comunque si differenzia anche per questo schermo curvo, che non porta solo una sfondatura verso i bordi esterni, ma che riprende alcune caratteristiche che sfrutta questo schermo curvo dai lati. Non è propriamente come il Note Edge, che ha una serie di notifiche e di collegamenti rapidi alle varie applicazioni e ai vari contatti, ma bensì abbiamo una serie di contatti che possiamo portare con uno slide verso il centro, con uno swipe verso il centro, una serie di contatti rapidi. Cliccando su ogni contatto possiamo andare a chiamarlo oppure a inviare un messaggio. Sul pulsante impostazioni possiamo andare a trovare le impostazioni chiaramente di questo menu rapido. E quindi un'implementazione primaria secondo noi che sicuramente si andrà a sviluppare non solo tramite Samsung ma tramite anche le applicazioni di terze parti. Sicuramente avrà un plus non da poco questo schermo curvo che potrà essere integrato con altre applicazioni e sicuramente nuove funzionalità. Andiamo a vedere che è stata rinnovata anche la casella email molto, molto più fluida, un'interfaccia molto più semplice, molto più rapida, molto più pulita, minimale, con dei dettagli delle lettere, con dei dettagli davvero davvero ottimi. Abbiamo i tasti rapidi subito sulla barra inferiore anziché su quella superiore come trovavamo anche sull'email proprietaria di Samsung con Note 4. Abbiamo tutto un reparto di impostazioni che poi comunque siamo abituati sempre a trovare anche sugli altri terminali. Chiaramente nuova Android 5.0, quindi il nuovo multitasking,
nuova interfaccia anche per quanto riguarda tutta la barra delle notifiche. Ma andiamo a vedere un attimo i messaggi. Come potete vedere, Lollipop 5.0.1 porta una nuova interfaccia anche sui Samsung, con una nuova divisione di colori, che si dividono in varie fasce per categorie: quelle dei messaggi, quella della rubrica, dell'applicazione, della galleria, delle immagini e così via. Andiamo un attimo a vedere adesso come si muove e come è la grafica attuale di questo Galaxy S6 nel reparto messaggi. Possiamo vedere tutta la nuova tastiera, una tastiera davvero molto fluida. Abbiamo tutta una serie di settaggi per la tastiera che possiamo poi ritrovare anche sugli altri terminali. Non vado molto nel particolare in alcune applicazioni che comunque sono tra virgolette standard. Andiamo un attimo a vedere il reparto applicazioni. Come potete vedere, questo S6 gira davvero molto in maniera molto fluida. A primo impatto abbiamo tutto il reparto musica rinnovato, con la possibilità di cercare le musiche e così via, tutte le diciamo tra virgolette solide impostazioni. Però dobbiamo dire che il telefono gira in maniera davvero ottimale. Non vado a chiudere le applicazioni, tanto per farvi vedere come funziona un attimo questa nuova interfaccia TouchWiz. Fotocamera davvero migliorata, con una serie di impostazioni in più, una serie di funzionalità, 16 megapixel, migliorato il tocca e scatta, diciamo lo scatto che poi più può servire all'utilizzo medio dell'utente classico. Abbiamo l'HDR e una serie di impostazioni dove possiamo poi andare a regolare tutti i parametri per la fotocamera. Abbiamo una 16 megapixel in 16 noni, quindi non croppato, cosa davvero molto importante perché il sensore non viene tagliato ma sfrutta interamente la dimensione del sensore, soprattutto anche dello schermo. I video li possiamo andare a girare fino a ultra QHD, quindi in 4K. Una serie di funzionalità che poi andremo più nello specifico provando e testando questo terminale molto più a fondo. Abbiamo uno switch della fotocamera. Ciao a tutti amici di Atom Times, eccoci qui. Una serie di impostazioni che possiamo andare a trovare anche in questa fotocamera anteriore, con la possibilità di andare a cliccare sul sensore di battito cardiaco per scattare i selfie che possono essere anche quelli panoramici. Andiamo adesso un attimo parlando di display, che veramente è la caratteristica principale di questo Galaxy 6 Edge. Andiamo a vedere un attimo delle immagini esempio, che sono veramente fantastiche, non solo per la vividezza di colori, per la saturazione molto più bilanciata, ma anche per questo display curvo. Un display curvo che non solo a touch offre un migliore touch and feel, ma anche alla visuale, alla vista. Offre questo schermo che mostra come il display va a girare, come l'immagine continui oltre l'angolo. Quindi, come potete vedere, un display che si fa notare. Mi si è chiusa un attimo l'immagine, andiamo anche su un'altra. Si fa notare la sua vera caratteristica, la sua vera potenzialità quando si va a virare anche il terminale. Un display che anche con una virazione dell'angolazione non abbiamo una virazione dei colori. I colori rimangono sempre molto vivi anche fino a un'angolazione di 180 gradi. Un terminale che vi devo dire ci è piaciuto molto a primo impatto, un design molto più rinnovato, molto più elegante rispetto all'S5, un Android 5.0 che va a migliorarsi, si va a snellire un po' di tutte quelle applicazioni e si va comunque, a velocizzare il terminale. Chiaramente sulla parte sinistra troviamo il classico briefing, il classico raccolta di informazioni di Samsung, quindi caratteristico della TouchWiz. Quindi, che dire, per finire andiamo subito su un attimo sul browser, molto più semplificato, molto più bello esteticamente, con una serie di tasti direttamente sulla parte inferiore, facilitando anche l'uso con una mano. Abbiamo anche un reparto setting che comunque poi si ritrova sempre per quanto riguarda anche gli altri terminali Samsung. Abbiamo anche la possibilità di andare a modificare tutte quelle che sono i vari collegamenti. Troviamo anche il collegamento con Knox. Che dire, processore ancora... Sì.
un processore che purtroppo ancora non sappiamo se sia Snapdragon o Exynos, ci aspettiamo questo Galaxy S6 il prima possibile da poter provare, da poter testare molto più a fondo. Adesso vi sto aprendo anche qualche applicazione che è stata anche raggiornata e rinnovata, come quella di S-Health, come il nuovo calendario, molto più pulito esteticamente, con uno slide verso l'alto andiamo ad accedere a tutto un reparto delle notifiche e degli appuntamenti, davvero molto più fluido. A primo impatto, da come gira, è davvero davvero bello. Visto che ci siamo, vi faccio vedere anche un video, il video quello che ha lasciato la Samsung, la casa, sopra a questo Galaxy S6 Edge. Vi devo dire che i colori sono davvero davvero molto nitidi e vivi. Come potete vedere, l'S6 Edge dà il meglio di sé quando si va a virare il terminale sull'asse e si va a scoprire questo schermo curvo. I colori sono molto vividi, il terminale risulta davvero molto bello e molto godibile per la visualizzazione di video. Per questa breve anteprima è tutto, da Atom Times per Giorgio.